La festa dell'Assunzione di Maria ripropone il tema centrale per la nostra società della figura della donna ed è da una prospettiva femminile che vorremmo sapere quanto oggi la donna si sente protagonista all'interno della società e quanto invece c'è ancora da lavorare per appianare le differenze che ancora ci sono tra uomo e donna. Diciamo che oggi la donna è abbastanza protagonista nella società, ma spesso, diciamo, e volentieri in maniera anche errata. A volte c'è anche un'immagine della donna che non è per niente conforme all'immagine di Maria Assunta, della Madonna. E oggi la donna viene anche strumentalizzata, cioè usata come fonte di guadagni attraverso anche la sua immagine che a volte risulta molto esposta. È anche volgare, si pensi ad esempio alle donne che vengono proposte e viste nel mondo della televisione e dello spettacolo, però è anche vero che a volte sembra di essere tornati anche nel nostro paese ai tempi in cui la donna era schiava dell'uomo e teneva la figura del marito, la figura maschile, questo lo dimostra anche gli alti numeri di femminicidio. Però penso che ci sia ancora tanto da lavorare per appianare queste differenze tra l'uomo e la donna, ma penso anche che la donna dovrebbe imitare un po' di più le virtù di Maria Santissima. La donna, che spesso viene indicata come il sesso debole, ancora oggi è molto vulnerabile, non del tutto protetta dalle istituzioni e dalla società stessa. Sono infatti molti i casi di femminicidio, come parlava lei, violenze e abusi. Ma veramente la donna si sente insicura? Quanto le donne ancora hanno paura di una mentalità maschilista, violenta e non del tutto aperta? Come ho accennato poc'anzi, credo che appunto la donna abbia ancora timore e paura di questa mentalità maschilista e violenta a volte di alcuni uomini. Spesso si sente dire la tipica frase o con me o con nessuno, e già questa diciamo è una violenza psicologica che la donna riceve da parte dell'uomo, in quanto non si sente libera di decidere se la sua relazione deve continuare o no. Qui entra in gioco anche l'egoismo umano, la fragilità dell'uomo, la paura di rimanere solo, quasi a fare di quella donna un trofeo o un oggetto, una proprietà privata. Purtroppo i casi di violenze e di abusi sono all'ordine del giorno, ma io credo che tutto questo dipenda anche da un allontanamento della nostra società moderna dai valori di Dio, dall'amore, dalla fede. E questa è, diciamo, soltanto la conseguenza della mancanza di amore. Altre volte però le donne, soprattutto le ragazze più giovani, possono essere vittime anche di se stesse, vittime di una prassi comune che vede il corpo femminile come perfetto a tutti i costi e senza difetti. Come possono le donne riscoprire che la vera bellezza risiede nell'essere e non nell'apparire e riuscire ad allontanarsi da questa mentalità che rischia di distruggere non solo il loro corpo, ma anche la loro dignità? Io dico che come prima cosa dovremmo spegnere forse la televisione o quantomeno non andare dietro a quei programmi in cui fanno vedere un tipo di donna che viene presentata più nuda che vestito o più ossa che carne. La TV dà purtroppo dei messaggi sottili e taglienti che entrano piano piano nell'anima e nella mente di molte ragazze al punto di farle credere che la vera bellezza sta nell'esteriorità e non nell'interiorità. E la TV è molto brava a dare questo tipo di messaggi ed è anche un gioco, se vogliamo, chiamiamolo così, diabolico. Se invece tutti quanti prendessimo come modello di madre, di donna, di sposa, di figlia, di moglie, solo ed esclusivamente colei che è senza peccato, la donna perfetta, la perfezione in persona, cioè se prendessimo Maria come esempio, ci accorgeremmo sin da subito che tutto il resto è superfluo, è un'apparenza che lascia semplicemente il vuoto nel cuore. Che non potrà mai rendersi felici e non sarà mai l'obiettivo della nostra vita. La Madonna, infatti, è la nostra guida e ci aiuta proprio ad imitarla in tutte le sue virtù. L'Assunzione è una delle festività mariane più importanti e proprio Maria è un grandissimo esempio non solo di fede ma anche di essere madre, come diceva. Oggi però sempre meno donne hanno il vero desiderio di diventare genitori. Si può sperare di ritornare indietro quando l'essere madri era una gioia, era il sogno di una vita e il segno di un dono di Dio? E cosa si può fare per far rinascere questo desiderio nelle donne del nostro tempo? Purtroppo questo desiderio viene a mancare nel momento in cui l'uomo si allontana dall'amore di Dio. Dio sappiamo benissimo che genera vita, da una vita nasce un'altra vita.
Il maligno purtroppo genera morte, genera odio, genera la mancanza di amore e purtroppo, ahimè, genera anche a volte il desiderio di questo peccato gravissimo, cioè l'aborto. L'aborto è un omicidio. Oggi a rischiare di finire nel baratro sono proprio le famiglie, le coppie in generale, di coniugi o di fidanzati, ma i genitori, perché la famiglia è sotto il mirino del maligno. A tal proposito, la Madonna invita ognuno di noi a consacrarsi al suo cuore immacolato, ma a consacrare soprattutto la famiglia. La Madonna, infatti, è la madre di tutte le madri in generale, cioè colei che ha dato il suo fiat e grazie al suo sì ha permesso sì che Gesù regnasse nella nostra epoca, nella nostra vita. Maria è stata, se pensiamo a lei, una donna semplice, una donna umile, ma allo stesso tempo è stata una donna straordinaria, è proprio l'umiltà che l'ha resa speciale. Chi meglio della Madonna può insegnare o può inculcare quel desiderio di diventare madre a un'altra donna? Credo che essere madri è la cosa più bella che il Signore abbia donato a noi donne, che siamo immensamente fortunate a sperimentare la nascita e la crescita di una vita nel nostro grembo materno. L'errore purtroppo di alcune madri è a volte di fare anche dei figli, diciamo, una proprietà privata. I figli invece appartengono a Dio, in quanto doni ci vengono donati. L'unico compito dei genitori è quello di crescerli secondo i valori, gli insegnamenti dell'amore. Io sono fortunata in questo perché ho due genitori che mi hanno educata, mi hanno cresciuta e mi hanno sempre lasciata libera di scegliere, un po' come ha fatto Maria, che nonostante sia stato difficile accettare la volontà di Dio sul fatto che Gesù doveva morire in croce per noi, però comunque lo ha lasciato libero, anche se non capiva, accettava, diciamo, la situazione. Maria è stata una madre sensibile ma allo stesso tempo forte. Io credo che ogni madre dovrebbe paragonare o confrontare il suo essere madre con l'essere madre di Maria, in modo da vedere dove sono i suoi errori e come può migliorarsi. Io direi a tutti quelli che ci ascoltano di impegnarci, io la prima, a valorizzare il valore della maternità e a comprenderne la vera grandezza, e solo così nascerà in ognuno di noi, in ogni donna, il grande desiderio di essere delle madri come Maria. Io la ringrazio a nome di tutta la redazione di La Porta Sant'Anna per la sua Grazie a disponibilità e la sua voi. gentilezza.